Nel romanzo Troppo piccola per dire sì, una delle protagoniste racconta di essere una sposa bambina. Cosa vuol dire essere sposa bambina? Beh, sposa e bambina sono due parole bellissime che si portano dentro sogni e progetti, eppure quando vengono unite da un trattino diventano un'unica parola. Di questi sogni e di questi progetti non ne troviamo più traccia. Sono spose bambine tutte le ragazze che vengono costrette a sposarsi prima dei 18 anni, prima della maggiore età, che vuol dire 17, 16, ma anche 12, 10, 8. Questa cosa ha conseguenze fisiche, psicologiche e sociali. Fisiche perché sono bambine che vengono stuprate ripetutamente, continuamente, prima che il loro fisico possa reggere l'impatto di una relazione fisica. Sono bambine e ragazze che restano incinte, che partoriscono prima che il loro corpo sia pronto, con rischi per la vita loro e dei loro figli altissima. E potete immaginare quali sono le conseguenze psicologiche di essere stuprate e ridotte in schiavitù nelle case dei mariti. E questa cosa ha conseguenze sociali pesanti perché queste ragazze vengono chiuse in questa casa, il loro orizzonte di vita è costituito dalle mura di questa casa, sono ragazze che non studiano, che non hanno la possibilità di lavorare all'esterno, che non hanno la possibilità di prendere nessuna decisione autonoma e che probabilmente riprodurranno nei loro modelli educativi questa cosa anche per le loro figlie. Vuol dire che ci sono nazioni in cui le donne non contano niente. Vuol dire che ci sono nazioni comandate solo dagli uomini. E questa è una cosa, è una grande privazione per una società. Perché queste bambine vengono date in sposa? Beh, per tanti motivi, spesso intrecciati tra di loro. Ci sono tradizioni culturali, c'è una cattiva interpretazione dei testi religiosi, non c'è nessun testo religioso al mondo che ritenga possibile lo stupro di una bambina. Tutti i testi religiosi si fondano sul rispetto per la vita e dare una bambina in sposa prima del tempo non è certamente una forma di rispetto della vita. E ci sono situazioni di povertà in cui le donne e le bambine diventano una merce di scambio. Le donne valgono dei soldi. E con i soldi che arrivano in una famiglia con la vendita di una bambina per un matrimonio, beh, quella famiglia può vivere per molto tempo. Ci sono addirittura delle situazioni in cui un padre può decidere che dare la propria bambina in sposa a qualcuno sia un modo per proteggerla. Sembra strano, vero? Eppure immaginate una situazione qualsiasi di guerra civile in cui ci siano delle bande di guerriglieri che passano per i villaggi con lobby nazionale di violentare tutte le donne che incontrano, possibilmente se sono piccole. Ecco, un padre può anche valutare che dare la propria figlia presto in sposa a uno di questi guerriglieri la condanni a una vita di schiavitù a casa di quel guerrigliere, ma la salvi da ripetuti stupri di gruppo. Le questioni sono veramente complicate. Sarebbe bello se potessimo portare la scuola in tutti i paesi del mondo e se la scuola diventasse obbligatoria fino a una certa età per tutti i bambini di tutti i paesi del mondo, perché in questo modo li potremo proteggere anche dai matrimoni precoci che coinvolgono le bambine, ma anche qualche volta i bambini.
E sarebbe bello se tutti i paesi del mondo avessero, come succede in Italia, come succede in Europa, un'età minima per sposarsi. In Italia sono i 18 anni, si diventa maggiorenni, si può votare, si può decidere di sposarsi. Ci sono paesi in cui questo limite di età è molto basso e ci sono paesi in cui non esiste un limite d'età, per cui veramente si può dare in maniera legale una figlia in sposa a qualcuno anche a 8 anni. Ci piace pensare che questo fenomeno non riguardi l'Italia, non riguardi l'Europa. Ci piace pensare che sia un fenomeno molto distante, che davvero non ci tocchi. Eppure un recente studio sulle comunità rom-romane ha fatto emergere il fenomeno delle spose bambine anche in queste società. Le ragazze intervistate hanno dichiarato di aver voluto sposarsi prima dei 18 anni, di essere state promotrici di questa scelta, perché in questo modo nella piccola comunità rom, che è una comunità ristretta, riuscivano ad avere un ruolo, erano le donne sposate. Per sposarsi hanno ovviamente abbandonato la scuola e abbandonato qualsiasi progetto lavorativo autonomo. E probabilmente è vero che l'hanno scelto, ma c'è da chiedersi, in una comunità così piccola e in una mancanza di prospettiva diversa, è davvero libera quella scelta? Se queste ragazze avessero avuto la possibilità di vivere un'altra vita, avrebbero scelto di sposarsi così presto e di scegliere come unico ruolo della loro vita, quello di essere madri di figlie che probabilmente saranno costrette a sposarsi presto anche loro. È una domanda che ci deve sollecitare e deve aiutarci a progettare qualcosa che davvero garantisca che le donne ovunque nel mondo abbiano piena consapevolezza della propria vita e piena libertà di scelta.